Bentornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne. Una profonda depressione mediterranea si muoverà dalla Sardegna alla Sicilia, apportando un significativo peggioramento del tempo sul centro-sud Italia. Al nord-ovest saranno possibili ancora nevicate a quote meteo-basse, mentre ritornerà la neve sull'Appennino centro-meridionale. La depressione, spostandosi poi verso est, si andrà esaurendo nell'arco delle 48 ore. Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 9 febbraio. Cieli coperti già dalle prime ore della mattinata, con rovesci sparsi su entrambe le regioni. Poi dal pomeriggio si attiveranno forti venti di scirocco che apporteranno un ulteriore peggioramento del tempo, in particolar modo sull'arco ionico della Puglia e della Basilicata, sulle Murge centro-meridionali, il Materano e infine il Salento. Rischio di temporali e nubifragi sull'arco ionico della Basilicata e sul Salento. Condizioni di marcato maltempo che perdureranno anche durante la serata e la notte successiva. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve calo, le minime invece in rialzo di 2-3 gradi. Venti deboli dal mattino, forti di scirocco dal pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, invece, poco mossi al mattino, dal pomeriggio sera molto mosso sia l'Adriatico che lo Ionio. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Paolo Simone, che ha fotografato la Strea, una sottile lingua di terra che si affaccia sul Mar Ionio, a sud di Porto Cesareo, nel Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.